devo andare. Simone, allora qual è la prima cosa che hai pensato quando hai visto che hai pensato di giocare a capitano Alessandro e soprattutto la prima partita in casa? Perché c'è chi dice che forse l'avversario peggiore che poteva capitare in questo momento? Beh, l'abbiamo vista un po', l'abbiamo vista in diretta, ero a casa sul divano. Onestamente speravo di non beccare l'Alessandria, onestamente, però tanto per vincere bisogna batterle tutte. E l'Alessandria, è capitata l'Alessandria e batteremo anche l'Alessandria. Bello forte, eh? Grazie per la possibilità, la Santa Nette. Chiara ha avuto due occasioni tante cose che avete fatto. Provate a passare ai compagni che dovete cercare di fare. Nel caso specifico tuo, puoi rispondere a te, non ti sei accorto che c'erano compagni di mancare oppure no? Sicuro di poter segnare? Allora, quando sono partito, quando avevo superato il centrocampo palla al piede, avevo visto Torromino sulla sinistra e a destra ancora non avevo visto nessuno. Continuando a portare pallo, visto che il passaggio per Peppe era, cioè, si era chiuso, o gliela davo prima e lui faceva l'uno contro uno, se no si era chiuso. Rivedendo le immagini avevo visto che stava arrivando Lepore a 2000 all'ora, sicuramente gliela dovevo dare a Checco, però i due difensori si sono un po' allargati, ho visto lo specchio dalla porta e ero convinto almeno di beccare la porta, poi i piedi sono quelli che sono, è andata fuori. Senti Simone, a San Benedetto un gol annullato, hai sfiorato il gol domenica, è una casualità o perché rientra nella filosofia di verticalizzazione e di maggiore dinamismo per linee verticali del mister? No, sicuramente è un periodo, sono due o tre partite, cioè soprattutto questa, l'ultima di San Benedetto, abbiamo creato tantissimo. E sì, ci sono più verticalizzazioni, andiamo più veloci in avanti rispetto a prima, però cioè, non è proprio provata, cioè, è casuale. Io mi sono trovato lì a San Benedetto, è un po' casuale, nato al 92esimo, ho vinto un contrasto su un tiro di bacino, invece mi sembra, e sono partito palla al piede, però dovevamo fare meglio sicuramente. Senti, in quella corsa sei stato spinto forse da un boato che poche volte capita di sentire su un campo di Lega, sì, Pro, cioè nella foga di quel momento riuscivi anche a distinguerlo? No, onestamente ho sentito il boato dopo il contrasto vinto, poi dopo mi sono concentrato sull'azione e non l'ho più sentito. Senti, parte della tua carriera si è sviluppata lì, passando 3 anni? 4 anni e mezzo. No, ex compagni che giocano ancora lì no, io giocavo con l'allenatore che adesso farà l'allenatore dei portieri, con Servili, Andrea Servili, e ho un ricordo bellissimo sicuramente, e io sono di Genova e adesso vivo ad Alessandria con mia moglie, abbiamo casa lì, quindi è una città che mi ha dato tanto e mi dispiace giocarci contro, però il calcio è questo. Ho parecchi amici che vanno allo stadio a tifare Alessandria, a tifare Grigi, e mi dispiace dargli una sofferenza. Ti ricordo di partita da vita o da morte quando ero con Alessandria? Sì, mi ricordo un Alessandria-Salernitana ai playoff, semifinale, allenatore la Sarri, abbiamo perso 3-1, diciamo un po' anche un po' rubata come partita, però no, c'ho bellissimi ricordi, sono stati 4 anni e mezzo belli, una città splendida e una tifoseria calorosa. Non porti amico la salata a Alessandria? Eh sì, sì, parecchi, parecchi. Alcuni verranno giù anche qua a vederci al Via del Mare, però niente, dai, sono amici e amici veri, quindi non possono dire niente di che, solo le solite battutine, però non ci facciamo peso. Quindi se dovessi segnare, il tuo dovesse essere un gol decisivo, non è solo? Oddio, io faccio un gol all'anno,
poi se è decisivo meglio per noi. Sicuramente mi non lo so, poi dipende lì come mi prende l'euforia. Secondo me un po' esulterei, non tantissimo, ma un po' esulterei. Senti, giocare la prima in casa è sempre uno svantaggio o può essere un vantaggio? No, secondo me questa può essere un vantaggio, perché se partiamo soprattutto bene come abbiamo fatto con la San Benedettese, può solo che portarci bene. E poi c'è, cioè, giocare qua davanti a, spero, più di 12-13 mila spettatori, che ho letto che si vuole arrivare a 15 mila. E tutto il rispetto per loro, devono venire in uno stadio vero, uno stadio con tante persone che ci spingeranno sicuramente a un traguardo importante. Beh, sicuramente adesso, quest'anno hanno fatto, penso, parecchie persone. Lo stadio non è come Via del Mare, è un po' più piccolino. Lì la capienza mi sa che è di 6 o 7 mila persone. Cioè 10 mila se ne sono, al massimo 6 o 7. Sì, penso di sì, 6 o 7. No, perché sono una squadra rognosa, una squadra caparbia, e sono contento per tutti i ragazzi che conosco che hanno giocato con me l'anno scorso e stanno facendo bene. Poi lì adesso stanno vivendo sull'entusiasmo, stanno facendo tanto, però hanno beccato il Pordenone, loro una bella squadretta, una bella squadra. E vediamo, speriamo che una finale sarà Lecce Cosenza. Senti, due davanti della Vistante hanno fatto 40 gol in due, da difensore, cosa ti spaventa di più? Loro sono una squadra, a parte i due attaccanti, sono forti, cioè una squadra di categoria superiore, anche perché oltre a Bocalon, oltre a Gonzales, c'hanno Evacuo, c'hanno Iocolano, c'hanno Marras, c'hanno Fischnaller, cioè sono una squadra competitiva, però come noi è giusto che un po' ci preoccupiamo di loro, secondo me anche loro si preoccuperanno di Caturano, di Marconi, di Pacilli, di Torrumino, di Dumbia, di Mancosu, quindi sarà una bella partita, dai. Secondo me è una finale anticipata. Secondo me cosa si prova nella settimana che precede le partite, non del fronte del palazzo? No, ormai questi sono 180 minuti dentro fuori. Sono una bella sensazione, un'adrenalina tutta nuova, perché sì, il campionato ti dà l'adrenalina, ma non è così importante come queste due partite adesso veramente ti giochi tutto il campionato, ti giochi tutta una stagione, e personalmente io non, cioè, vorrei andare a letto adesso e svegliarmi mercoledì mattina per giocare.